torniamo con i piedi per terra, che ci fa bene. Mi spiace perché le ultime due partite abbiamo buttato via dei punti contro squadre che erano alla nostra portata. Quindi il grande rammarico è questo. E poi devo dire che oggi, a differenza del pareggio di domenica scorsa, che dove potevamo evidentemente vincere, però quest'oggi, al di là degli episodi, tutto quello che si può dire, però ecco, come hai detto te, per attenzione, per come approccio, come voler andare a riprendere questa partita, non c'eravamo e quindi abbiamo perso un trattamento. Ecco, come si spiega questo fatto mentale? Cioè, un allenatore si fa delle domande, credo che se le porterà anche in vista degli allenamenti. Le prime risposte che si è dato? No, beh, adesso è chiaro che non è neanche facile. Io dico solo che ecco, quando ci sono queste partenze così a vivacchiare, i miei giocatori devono capire che poi ti può anche capitare l'episodio contro, come è successo oggi. Purtroppo va così, sono partite così. Due episodi che secondo me, se uno va ad analizzare, sono uguali, decisivi. E una volta ha fischiato il rigore contro, l'altra volta doveva fischiare il rigore a favore, non l'ha fischiato. E ci sta poi di soffrire, poi è chiaro che dopo ti gira anche male, perché quelle volte che siamo, anche poche volte che siamo arrivati davanti, ecco, non siamo stati neanche fortunati a rigirare la partita dalla nostra parte. Ha avuto modo di parlare con l'arbitro sull'episodio delle... No, ma io non lascio sul volo, ho lasciato perdere anche domenica, che secondo me è stato esattamente... Beh, non lo so, dai, in quanto episodi non siamo stati fortunati, mettiamola così, le ultime due partite. Quindi bisogna ripartire con umiltà adesso? Assolutamente, perché noi le volte che abbiamo provato a guardare davanti e poi ci siamo fermati. Mi riferisco ad esempio al pareggio di Montemurlo e poi già da domenica scorsa cominciavo a sentire discorsi, ma vinciamo, che poi lo scandici lo avviciniamo, guardiamo i playoff. La realtà è che bisogna guardare dietro, perché noi siamo a 32 e le dirette concorrenti nostre sono quelle a 26 in questo momento. Lasciamo stare quelli che stanno davanti. Io però sono anche consapevole che i miei ragazzi hanno delle qualità, quindi posso essere, non sono sicuramente preoccupato, sono arrabbiato perché oggi non la fate vedere. Grazie, buon lavoro.